Buonasera, benvenuti al Palazzo del Bargello, ringrazio tutti gli intervenuti. Siamo qui per inaugurare questo appuntamento previsto per il mese di settembre del 2015. Siamo all'ennesimo appuntamento per Bargello in mostra di questo anno e accogliamo e salutiamo oggi questo artista molto particolare che sicuramente al Palazzo del Bargello porta una ventata di novità in senso assoluto. Fabio Dall'Olio, che ho il piacere di aver conosciuto e di avere qua accanto a me oggi. Fabio si inserisce sicuramente nella schiera degli artisti di derivazione astratta, però lui crea nel suo percorso di autodidatta, perché poi ve lo spiegherà lui, in realtà nella vita fa un mestiere completamente diverso rispetto a quello che ci propone oggi a Gubbio, che però si lega in maniera inscindibile a quello che è stato poi il percorso che ti ha portato a questo risultato artistico e stilistico. Fabio, tu hai creato un vero e proprio circuito storico, artistico, in qualche maniera completamente tuo. Quindi un ex novo per quanto concerne ciò che c'è nel territorio nazionale in questo periodo, e tu l'hai definito appunto pittura molecolare. È molto interessante perché tu non solo appunto arrivi al prodotto artistico vero e proprio, ma crei anche una teoria abbastanza complessa e legata appunto a quello che è il tuo mestiere di partenza ed appartenenza. Spiegaci un po' che cos'è la pittura molecolare e come ci sei arrivato. In primo luogo lasciatemi ringraziare la dottoressa Polidori, la dottoressa Monacelli, che in questo momento non è potuta venire, certo, per avermi dato questa opportunità di presentare il mio lavoro qui a Gubbio, in questa prestigiosissima location. Io mi chiamo Fabio Dall'Olio e, come diceva giustamente Elisa, io nella vita faccio tutt'altro. Faccio il professore di patologia generale all'Università di Bologna, quindi mi occupo di scienze biomediche, quindi faccio didattica e faccio anche soprattutto ricerca scientifica nell'ambito biomedico. E ho quindi una formazione eminentemente scientifica e nel campo dell'arte sono un completo autodidatta e quindi non ho, e questo è nel bene e nel male, non ho nessun tipo di influenza da parte delle altre scuole. La pittura che ho definito pittura molecolare diciamo che ha preso il via da un'osservazione che ho fatto ormai una decina di anni fa, osservando che cosa succede se si lasciano interagire spontaneamente dei colori per un certo tempo. Questi colori non si mescolano in maniera totale, ma tendono a conservare una loro identità, una loro individualità. Poi, a partire da questa osservazione, io l'ho elaborata e quindi ho provato a modificare la densità dei diversi colori e ad usare dei colori a matrice diversa, per esempio colori prevalentemente a matrice acquosa, che sono quelli che costituiscono la maggior parte di ciò che vedete, però mescolati in alcune situazioni con dei colori a matrice oleosa. In termini molto più semplici, questi sono i colori che io compro nei centri commerciali, non sono colori dedicati agli artisti, sono colori prevalentemente all'acqua, anche perché così non mi intossico respirando le esalazioni, e in qualche raro caso colori all'acquaragia. Ecco, quello che succede viene guidato da me e vi assicuro che mettere a punto la tecnica non è stato così semplice, perché la tecnica va guidata, cioè queste masse di colore si muovono secondo delle loro regole, che però sta all'artista, all'autore, cercare di incanalare secondo i percorsi che egli desidera ottenere. A un certo punto mi sono reso conto che quello che succede su queste tavole, che io tengo rigorosamente orizzontali, per cui faccio interagire su una superficie orizzontale, quello che succede può essere considerato una sorta di riproduzione in provetta, in vitro, diciamo noi, di ciò che accade quando in natura masse fluide, quindi sia di liquidi, per esempio nei mari, nei fiumi, che di gas, e penso soprattutto alle nubi di gas interstellare, si interagiscono in maniera spontanea. Forse molti avranno visto, per esempio, le straordinarie immagini dei telescopi spaziali, in particolare del telescopio Hubble, che mostrano delle nebulose lontanissime, e in molti casi le figure che queste immagini naturali propongono ricordano quelle che io cerco di ottenere sulle tavole. Per cui considero questo tipo di pittura una sorta di riproduzione sperimentale di un fenomeno che è nient'altro che una legge naturale. E oltretutto questo tipo di pittura
chiusura è anche una esemplificazione di quello che viene definito l'effetto farfalla, di cui forse molti hanno sentito parlare, che è l'esemplificazione della teoria del caos. Cioè, in altre parole, se io ho delle condizioni di partenza, per esempio metto delle macchie di colore in determinati punti, poi le do il via al processo, le faccio interagire, quello che succede col passare del tempo è un fenomeno che in larga misura è caotico, è casuale, e questo significa che cambiando le condizioni di partenza si ottiene un risultato completamente diverso. La conseguenza di questo è che ogni opera di questo tipo è assolutamente irriproducibile. Il problema della riproducibilità o no nell'arte è fondamentale. Oggi sappiamo che anche i grandi dipinti figurativi del passato e del presente, un abilissimo artigiano li può riprodurre quasi in maniera completa. Ecco, qui non ci può riuscire. Ognuna di queste opere è irriproducibile anche da me. E quindi per me questo è un divertimento, è un gioco. Una cosa che, per esempio, invito ad osservare è il fatto che le gamme di colori che io uso sono sempre diverse, perché altrimenti mi annoio. Cioè, non ha senso per me continuare a far interagire gli stessi colori, anche se alcune miscele, alcune combinazioni sono particolarmente accattivanti. E quindi la scoperta di nuove coppie o nuove combinazioni di colore ogni volta è una sfida diversa. È molto interessante quindi vedere come un autodidatta che appunto fa dell'arte in realtà una combinazione di quello che ha nel proprio animo, ma anche legato appunto alla parte formativa, alla parte scolastica, accademica, riesca poi ad arrivare non solo ad esiti compositivi stilistici, ma anche alla teorizzazione. E credo che in questo caso sia veramente un unicum assoluto rispetto a quello che abbiamo ospitato finora al Palazzo del Bargello. Quindi io ringrazio ancora Fabio, certo, assolutamente. Mi è venuto in mente solo in questo momento. Ovviamente io queste mie opere le ho fatte vedere ad amici, colleghi, le ho già esposte in tante mostre. Una cosa che mi ha colpito è che, pur essendo tutte queste opere assolutamente non figurative, per cui se uno ci vuole vedere un'immagine ce la mette lui o lei, ma non era certamente mia intenzione fare qualche cosa di figurativo, se non in pochissimi rari casi, quello che mi ha colpito è che ci sono alcune di queste opere che piacciono più o meno a tutti e altre che invece obiettivamente piacciono a pochi, ma queste non ve le ho portate per ragioni ovvie. E allora mi sono chiesto che cosa c'è nella psicologia di quasi tutti noi, ciò che ci porta ad apprezzare una combinazione apparentemente casuale di colori e di forme, perché tutti noi tendiamo a trovare belle alcune combinazioni di colori e di forme pur svincolate da qualsiasi intento figurativo, e altre invece le troviamo insulse, insignificanti o addirittura sgradevoli. Questo è un tema che potrebbe interessare gli psicologi. Beh, sicuramente diciamo che anche la disciplina dell'estetica, l'etica filosofica, si è occupata di questo per secoli, proprio per capire come mai poi si tenda ad apprezzare molto spesso in maniera univoca un concetto di bellezza piuttosto che un altro. Ma su questo apriremo una parentesi abbastanza complessa e insomma non spetta magari a questa sede indagarlo, ma anzi ti auguro che questo percorso ti possa portare a scoprire anche questi aspetti e a sperimentare ancora di più. Ringrazio ancora Fabio Dall'Olio, ricordo che la sua mostra è appunto Pittura Molecolare, sarà aperta al Palazzo Bargello fino a fine mese. Grazie. Grazie Fabio.